Perché la prima persona che incontra in purgatorio il primo spirito è Casella, un musicista, che gli aveva musicato tra l'altro Amor che nella mente mi ragiona? Perché in inferno non c'è nessun musicista. D'ora in poi, e specialmente nel paradiso, gli elementi saranno due, crescenti: luce crescente, bellezza musicale crescente. Perché Dante era un musicista anche lui. Dante era al corrente di tutte le novità della musica che uscivano fuori dal gregoriano e dalla nuova musica in piazza. Vedete, i festival, io non dico quello oggi famosissimo, ma i festival non sono stati inventati nel Novecento. I festival c'erano anche al tempo di Dante, con strumenti molto diversi, soprattutto con poeti diversi, perché oggi i festival li fanno i parolieri. A quei tempi era un certo Dante Alighieri, un certo Guido Cavalcanti, erano questi che facevano i versi, che poi mettevano in musica i vari Casella. Di Casella sappiamo pochissimo, sappiamo però che era uno che metteva in musica le grandi poesie. E perché Dante incontra lui, mette un'anima di un cantante, di un musicista, per primo sulla spiaggia del Purgatorio, sulla spiaggia del Purgatorio. Come sappiamo noi che Dante amava la musica? Prima di tutto lo sappiamo leggendo il Paradiso, perché nel Paradiso c'è un riferimento continuo alla bellezza della musica. Poi lo sappiamo perché leggendo tutta la Divina Commedia ci accorgiamo di quanti strumenti egli fosse a conoscenza. Noi sappiamo che dopo il terribile viaggio per l'inferno, Dante deve riprendere vita e speranza e guarda caso la riprende questa vita e questa speranza incontrando un suo amico che gli musicava i versi, gli musicava le poesie e si abbracciano, ma naturalmente essendo vento, essendo spirito, le braccia ritornano al petto e questo è tristissimo. Ma Casella canta e tutti stanno in silenzio, tutte le anime ascoltano, solo che a un certo momento arriva il più antipatico dei personaggi della Divina Commedia, almeno per me, Catone Uticense, Catone il suicida, e sarebbe da parlare anche di questo, perché Dante abbia scelto per il più cristiano dei regni un pagano e per di più suicida, ecco, è una trasgressione spaventosa, ma non ne parliamo. Arriva questo e dice: che cosa state a fare? Non perdete tempo, bisogna salire al cielo. E lo stesso Virgilio corre. Dante porta ad esempio dei piccioni che sono tutti quanti intenti alla pastura, a un certo momento arriva qualcuno che li disturba e questi volano. Poi certo Virgilio si ferma perché non sta bene che un personaggio di quel genere, per un rimprovero di una persona burbera, acceleri il passo e abbia paura come un bambino all'asilo. Però la prima persona che incontra è un musicista. Dante amava soprattutto il suono dell'organo, soprattutto il suono dell'organo. Perché spesso in Paradiso porta questo esempio, il suono dell'organo che si sente or sì, or no. In Paradiso sono soltanto, soprattutto le voci corali che vanno avanti. E ora viene a proposito che io debba citare il Trionfo di Maria in cui Dante fa la differenza tra la musica terrena e la musica celeste. Per entro il cielo scese una facella, formata in cerchio a guisa di corona, e cinsala e girossi intorno ad ella. Qualunque melodia più dolce suona qua giù e più a sé l'anima tira, parrebbe nube che squarciata tuona, comparata al sonar di quella lira onde si coronava il bel zaffiro del quale il ciel più chiaro si inzaffira. Così la circulata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facevano sonar lo nome di Maria.